chiamavano Mannaia. Sali. Sono 150 euro se vuoi che venga a cena con te, 300 se vuoi che balli per te. Hai mai ammazzato qualcuno? Ogni anno sono migliaia gli immigrati clandestini come te che vengono espulsi da questo paese. Ed è tutta colpa del governo del nord. Per il bene di quella gente, il nuovo governatore deve crepare. Per questo lavoro ti offriamo 150.000 euro in contanti. Le avevano fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Incastrata, ferita e ad un passo dalla morte. Ma ho fatto un voto di pace. E tu vuoi che adesso ti aiuti a uccidere tutte queste persone? Sì, sorella. Vediamo che posso fare. Conosce le regole del gioco. Che fine ha fatto Iago? Ammaia gli uomini e uccide i cattivi. Ma tu sapevi che quella ragazza messicana è una stramaledetta agente federale? Ma ben presto capiscono. È me che sta cercando. Di aver pescato la messicana sbagliata. Giacomo Bronzi è Iago. Elga Scheckler è Suor Alma y Paloma. Nanni Montomoli è Juan de Montalban. Desiree Estevez è Mannaia. Se pensate di assoldare Mannaia per uccidere i cattivi, fareste meglio ad assicurarvi che i cattivi non siate voi. Mannaia. Vietato ai minori di anni 17. Mannaia è offerto dagli amici della Graveyard Entertainment. Francamente, me ne infischio. Stop! Buona, finito! Bene, ed abbiamo portato a casa anche questo film. Malis, straordinaria come sempre. Grazie, grazie. Bravo, amore mio. Adesso scusate, Irene mi aspetta il trucco per le foto di scena. Vincenzo, ho deciso. Voglio lasciare. Lo dici ogni volta e poi lo sai che ti passa. No, questa è proprio l'ultima. Non posso legare il mio nome anche a questo film. Dai, Chiara, fregatene. Chiudi gli occhi, prendi i soldi e poi è finita lì. No, non ce la faccio. Con tutto il rispetto, sei solo un assistente alla regia. E anche volendo non puoi migliorare la qualità di questi film. È uguale, mi sento moralmente responsabile e poi l'unica cosa a cui assisto è la morte del cinema. Appunto, la morte è inevitabile. E poi, lo sai, questo è il loro genere e non puoi farci niente. E invece si può, basta parlare chiaro. E io lo voglio fare adesso, prima che inizino a scrivere la prossima delirante sceneggiatura. Buona fortuna. Ragazzi, questo dove stava? Lì guardo sulla parete, al posto del quadro. Carissima, bel lavoro, vero? Anche merito tuo. Ma come faremo senza di te? Ecco, vorrei parlarvi proprio di questo. Io non credo di voler più continuare così, con voi. Ma come? Ragazzi, qui nessuno dice quello che pensa, ma i vostri film sono quantomeno criticabili. Ma cosa vuoi dire? Quanti film avete fatto? Sei film.
Quanti film abbiamo fatto insieme? Sei film. Sei film, tutti dello stesso genere. Sesso e sangue. Ma come? Ma se questa volta ci siamo ispirati ad uno degli immortali capolavori della storia del cinema? Immortale prima. Adesso l'avete ucciso. Anzi, uccisi. Il film, Red, Rossella, uccisi e resuscitati come zombie dark fetish in una storia sconnessa e volgare. E poi, in tutti i vostri film, sempre la stessa attrice. Guarda che utilizzare sempre la stessa attrice è segno di profonda coerenza. È il nostro linguaggio cinematografico espresso attraverso la ricorrenza dei personaggi. È che non riuscite neanche a essere onesti con voi stessi. A voi non interessano le storie, a voi interessa solo lei. No, Chiara, gli attori per noi sono solo pedine nel nostro complesso gioco. Sì, sono strumenti per realizzare la nostra visione dell'arte. Sono creta che noi plasmiamo a nostro piacimento. Questo lo rimetto nella teca? Sì, quella è nella cappella, accanto al trittico di Masaccio. Allora, com'è andata? Sei riuscita a cambiare il corso della storia del cinema? Quasi. Mi manca solo un'ultima cosa. Irene, scusa, ci puoi lasciare sole? Devo parlare un attimo con Giulia. Certo. Carina Irene, ho la sensazione che la vedremo presto sugli schermi. A proposito, ho dato un'occhiata alla lista delle 10 attrici italiane emergenti. Ancora non ci sei. Lo so che non ti sono mai rimasta simpatica, ma non c'è bisogno di prendermi in giro così. Ti sbagli, il problema non sei tu. Il problema è l'immagine di te che esce da questi film. Guarda, che i registi sanno valorizzare bene il mio lato artistico. Solo tu non te ne rendi conto. Tu e qualche critico cinematografico. I registi sanno solo valorizzare il tuo lato B. Allora non importa come reciti, ma solo come ti muovi. O forse sei tu che frequenti le persone sbagliate e non sai più riconoscere la differenza tra i veri artisti e gli opportunisti. Sei giovane, hai ancora molto da imparare in questo ambiente. E comunque, sono convinta che i tuoi amati registi non si ricordano neanche il tuo nome vero. Cara, non è solo dei registi che dovresti diffidare su questo segno. Adesso il ragazzo estrarrà un affilato coltello e con un ghigno satanico lo pianterà nel ventre della ragazza, aprendola fino alla gola. Ho come la sensazione che le cose stiano cambiando. Dici? Lo dico, sì. Me ne sto convincendo almeno. L'orrore ormai è cosa ordinaria e una storia d'amore è decisamente più efficace di una storia di sangue. Sì, ma il sangue è il nostro pane quotidiano. Credi davvero che dovremmo cambiare genere? Noi sappiamo fare solo questo, abbiamo fatto sempre questo. Noi riusciamo a scavare nel torbido, creare tensioni. Credi davvero che Chiara abbia ragione? Ti sei mai chiesto cosa il pubblico pensa dei nostri film? Sì. Che sono divertenti, che ci sono belle gnocche e che la fotografia è un po' approssimativa. E questa ti basta? Ma sì. Bisognerebbe migliorare un po' la fotografia
e aumentare le gnocche. E questa ti basta? Sì, mi basta. Ma vai mai al cinema? Hai visto cosa c'è in giro? Film sull'Ottocento italiano, film sul dopoguerra italiano, cinepanettoni italiani e tutte le commedie falso adolescenziali alla moccia. Capito? Moccia. C'è moccia qui in giro. Quindi i nostri film sarebbero solo l'ultimo baluardo difensivo contro moccia. Non 3 metri sopra il cielo, ma 2 sottoterra e preferibilmente a pezzi. Ma non senti il bisogno di raccontare qualcosa, di criticare, di trasmettere una speranza? Non senti la necessità di esprimerti, di esprimere qualcosa? Da quando il cinema è una forma di espressione? Il cinema è rappresentazione. È rappresentazione della realtà. Noi viviamo in un mondo di merda, quindi facciamo film di merda. Chiaro? Ho avuto indiscrezioni sull'ultima circolare ministeriale. Sembra ci siano diversi fondi disponibili per film di interesse culturale. Soldi. È un mondo di merda, ma può cambiare. Facciamo un film di interesse culturale. Mi sono precipitato appena ho potuto. Vi rendete conto di quello che mi avete chiesto, vero? In 10 anni di direttore di produzione non mi era mai capitato un azzardo simile. L'assalto ai fondi statali. Sapete cosa comporta, vero? Sì. Rinunciare a tutto quello a cui abbiamo creduto fino ad ora. Appunto. Niente più... Se mi lasci ti sbudello. Niente più banana meccanica. Alessio, quello è il passato. Adesso abbiamo bisogno di confrontarci con la realtà. Abbiamo bisogno di contribuire a creare una nuova coscienza sociale. E soprattutto abbiamo bisogno di fare film con i soldi di qualcun altro. Ma non sarà facile. Il Ministero concede finanziamenti solo ad inderogabili condizioni e per tematiche molto precise e già sviluppate in fase di sceneggiatura. Lo sappiamo, siamo pronti. E va bene, se avete deciso così. Domani vi farò avere le schede ministeriali con indicati i requisiti necessari per avere i finanziamenti. Nel frattempo però vi consiglio di parlare con qualcuno che ha già avuto esperienza nel ramo. So che in città dovrebbe esserci il maestro Ettore Popornoschi per il suo ultimo film. Se volete posso mettervi in contatto con lui e farvi avere un appuntamento. Bene. Allora ragazzi, buona fortuna. Ricorda, stiamo per essere ammessi sul set del maestro Ettore Popornoschi, punto di riferimento della critica cinematografica post-avanguardista degli anni 90. Menzione speciale al Festival di Montprachem nel 1998 con il film L'amica sulla maca. Tranquillo, abbiamo solo da imparare da lui.
Voi sapete cosa diceva Truffaut, vero? Sì, sì, certo. Sì? Sì, cioè, insomma, lo diceva in francese, quindi... Truffaut diceva che il talento nel cinema è per 5% ispirazione e per il 95% traspirazione. Ora, pare evidente che nei vostri film la traspirazione è demandata alle sole attrici in scena, mentre voi non è che vi impegnate tanto, soprattutto in fase di sceneggiatura, vero? Male. La sceneggiatura è la parte più importante per il successo di un buon film. Dovete metterci tempo, impegno e sudore. Dovete scrivere e riscrivere. E poi buttare via tutto e riscrivere ancora. Non vi dovete accontentare della prima stesura, ma della decima, o della centesima, o comunque di quella che alla fine risulterà l'unica artisticamente coerente e logicamente inattaccabile. Scusate. Motore. Azione. E poi sudare freddo con qua. Non fa percentuale. Allora! T'ho detto mordilo sto culo, cazzo! Devono rimanerci i segni! Va bene. Vi ho traumatizzato abbastanza per oggi. Ma mi raccomando, cercate almeno di farvi venire in mente una buona idea. Chiaro? Mettiti dalla parte del pubblico. La prospettiva è già quella giusta. Non vorresti vedere qualcosa che ti tenga incollato alla poltrona e che al contempo ti tocchi nel profondo? Guarda. Cosa vedi? Io vedo due gladiatori, pure zombie, e una biondina in prima fila, per niente male. Lo so che è difficile per te. Cambiamo prospettiva. Guarda adesso. Lo so che è un teatro, ma andiamo alla sostanza. Immagina un cinema. Immagina anche il pubblico. Lo senti cosa si aspetta da noi? Ma io continuo a non vedere niente. E poi sento soltanto freddo. Ecco. Appunto, ci siamo. Il freddo dell'anima. Dobbiamo scrivere una storia in cui il confronto dei personaggi sia come una partita a carte scoperte, dove alla fine ognuno prende coscienza di sé. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm safe. The bridge. Il ponte? Le carte. Le carte. Le carte ed il ponte. The bridge, the bridge, the bridge. Quattro giocatrici. Sì, ma ricorda, di mezza età. Ed un bambino. Il bambino? Lacrime assicurate.
The Bridge. Al lavoro. Due coppie contrapposte. Quattro giocatori indicati con i nomi dei quattro punti cardinali. Un mazzo da 52 carte. Le carte hanno un valore decrescente a partire dal l'asso. Per quanto riguarda i semi, si parte da picche, poi cuori, quadri e fiori. Prima di iniziare la vera e propria parte giocata, ogni squadra dovrà effettuare una dichiarazione, ovvero il numero di prese che la coppia si prefigge di ottenere in ogni mano. Per esempio, se l'ultima chiamata è stata a due cuori, con cui ci si impegna a realizzare otto prese con a tu cuori, un giocatore può dichiarare due picche, o due senza tu, o tre fiori, e non due fiori o due quadri. Chiaro? Professore, veramente noi non è che dobbiamo imparare il gioco nei dettagli. Sì, ecco. A noi ci basta anche un'infarinatura, giusto per dare un po' di credibilità alla nostra sceneggiatura, niente di più. No! No, no e no. Con me o si diventa campioni o niente. Mi sono spiegato? Da capo. So warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were whole. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease. Ma no, per essere un vero giovane militante del PD, devi ascoltare e soprattutto citare Guccini in ogni occasione, raccogliendo i frammenti del suo pensiero alla maniera dei presocratici, un po' come fanno gli adepti di Fabio Volo. Perché in fondo i giovani militanti del PD sono come Fabio Volo, parlano senza aver niente da dire, distorcendo perfino le ovvietà, solo per il gusto dello stile linguistico elaborato. Cosa peraltro comune a molti politici italiani. Beh no, comunque comune al centro-sinistra. Perché penso che i politici del centro-destra non possano permettersi di dire ovvietà. Non davanti ad un giudice, almeno. Comunque io a questi giovanetti nostalgici del 68 gliela metterei anche una Molotov in mano. Sono sicuro che ti direbbero: grazie, la metto in frigo, l'acqua stasera a cena. Lasciamo perdere la politica, per favore. Non vi ho invitato qui per parlare di queste cose. Piuttosto ditemi, avete trovato un soggetto decente per il prossimo film? Sì, lo abbiamo trovato. Fidati di noi. E rinuncerete alle solite attrici veline? Chiara, abbiamo detto fidati di noi. Abbiamo solo bisogno di un po' di tempo. Sibila il vento, la notte si appresta e la nera foresta minacciosa si fa. Passa!
ma trema se senti un fruscio. Forse un segno da Dio che la vita ti dà. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino una freccia di fuoco e la libertà. Come siamo andate? Allora, ragazzi, qui ci stiamo concentrando, eh? Allora, ricapitoliamo. Questa è la storia di quattro amiche benestanti di mezza età. E due siamo noi, vero? E che cazzo, Sasha, di mezza età? Ho capito, ma non è che ci promettete di farci fare un film? E poi noi siamo versatili, flessibili. Flessibili sono flessibili. Via, però ragazzi ora lasciateci finire, eh? Via, andate. Dai, lasciamoli partorire il loro capolavoro. Ciao. Dunque, ripartiamo. Quattro amiche benestanti di mezza età che durante la loro partita di bridge settimanale si lasciano andare a riflessioni sulla condizione della donna alto borghese nella moderna società. Da dialoghi emerge noia ed insoddisfazione per delle vite così avare di emozioni e di sentimenti. Dunque, in questo spaccato di vita borghese, noi inseriamo l'elemento di rottura. Una di loro avverte dei rumori alla porta ed ecco il bambino. Vai, sono pronto. Bambino di etnia rom. Minoranza etnica presa. Cristiano di rito ortodosso, cresciuto dallo zio rabbino nei sobborghi di Mostar. Vai, tris di religione. Bambino costretto a mendicare nella ricca Italia, andando in giro di porta in porta ad offrire cartoline tridimensionali di momento. Fermo, rischio iconoclastia. Zero finanziamenti e fatto a sicura. Per tutte e due. Hai ragione. Dunque, potrebbe offrire copie del Corano scritte in braille. A questo punto, dal confronto dei personaggi, il film si sposta in una dimensione di psicodramma sociale con risvolti etico-esistenziali. Politicamente corretto e commovente al punto giusto. Grande, grande! C'è tutto. Qualità del soggetto. Qualità della scrittura. Rilevanza socioculturale, coerenza tra le componenti, innovazione con riferimento ai generi cinematografici. Nell'immancabile lieto fine con Garmon. Che cazzo è Garmon? Garmon, il dio alieno che adotta il bambino tramite affidamento interstellare, peraltro osteggiato dallo zio rabbino. Garmon. Ecco. Leggete. E diteci cosa ne pensate. Il suono del timer echeggiò dalla cucina fino al tavolo da gioco. I dolcetti di Teresa erano ormai pronti. Come sempre, il gusto intenso di spezie e cioccolato avrebbe mitigato, almeno per una sera, le amarezze che le quattro amiche si portavano dentro. Ma altri rumori, inusuali sia per l'ora che per il luogo, catturarono la loro attenzione. O che sarà? Le quattro amiche fecero a turno quella notte a sorvegliare il reparto bagagli dell'Arcadia, far uscire clandestinamente dal pianeta un orfanello con la costante e minacciosa presenza del Mossad era un'esperienza che avrebbe segnato indelebilmente le loro esistenze. Era una fresca mattina d'estate quando arrivò la notizia tanto attesa. Le quattro amiche si lasciarono andare ad un pianto di gioia e commozione. Lacrime che valsero da sole a dare un senso alle loro vite. Il tribunale interstellare aveva rigettato il ricorso di Joshua Rabbino, affidando il piccolo Zlatan alle amorevoli cure del dio Garmon. Ottimo lavoro!
Per la prima volta abbiamo una troupe che condivide in pieno il nostro progetto. È la svolta per noi, lo sai? È una svolta epocale. Niente belle ragazze, ma tanti soldi. Niente belle ragazze, ma tanti soldi. Da non credere. Buongiorno, carissimi. Malis, che sorpresa! Cosa ci fai di bello da queste parti? Ho saputo che avete una nuova sceneggiatura. C'è una parte per me? Ma guarda, è una storietta, roba intellettualoide. Non ti vorremmo sprecare per queste cose. Non capisco, quindi nessuno che si deve spogliare per questo film? No, infatti. Ma non è questo comunque il punto. È che sono personaggi poco interessanti. Oh, certo, capisco. Comunque sia, sapete che potete sempre contare su di me come attrice. Ma certo, Malis, tu sei sempre nei nostri pensieri. Grazie, lo so. Comunque adesso devo andare. A presto. Oh, dimenticavo. Questa è la liberatoria delle foto di scena dell'ultimo film. Potresti firmarmela, per favore? Ma certo. Grazie. Mi raccomando, indicate il mio nome di battesimo. Bella figura di merda. È la nostra attrice protagonista da almeno 4 anni e nemmeno conosciamo il suo vero nome. Non ti preoccupare, le passerà. Le donne non portano rancore. E Alessio? Direttore! Che piacere! Ho saputo che hai letto la nostra storia e ti è piaciuta. Problema? Quale problema? Che c'è? Che succede? Il Ministero ha destinato i fondi per i film di interesse culturale ad altre attività artistiche. Da settembre partiranno i corsi di avviamento all'arte del burlesque per tutte le stagiste di Montecitorio. Dimmi, domani va benissimo. Grazie ancora. È fatta, Alessio ci ha trovato un produttore privato. Lo sapevo, Alessio è un grande. E chi è il produttore? Non lo so, non è stato troppo chiaro. Sembra un amico di certi amici. Comunque domani alle 9 sarà qua. Bene, professionali e decisi. Dobbiamo impressionarlo positivamente subito. Chiara, mi raccomando, appena arriva il produttore avvisaci. Ah, e offrigli caffè, tè, biscotti, tutto quello che c'è, insomma. Un caffè? È così che speri di impressionare il produttore? Perché hai forse un'idea migliore? Buongiorno, scusate il ritardo, È che stamattina ho ripassato la parte. Oh, la ricordo quasi tutta, La metà. Più o meno, un po' meno forse. Allora, sono pronta. La gomma! Allora, mi presento, mi chiamo Scarlett Calabrese, sicuramente vi ricorderete di me per l'episodio pilota della 24esima serie di Orzuway a Manhattan. Facevo la parte del cobra che esce dalla griglia della metro. Bene, comunque, cominciamo. Conte, io non sono qui per sottostare ai suoi capricci. L'anello che mi lega a lei non può svilire il mio orgoglio di donna e soprattutto non può condizionare il mio lavoro qui alla clinica. Il mio impegno nell'alleviare le sofferenze di tutti questi pazienti allo stato terminale, nel loro lungo addio. Signorina, alla vita. Ma cosa fa? I provini per gli occhi del cuore 4 sono negli altri studios. Venga che l'accompagno. Chiara, aspetta un attimo. Lascia qui la signorina.
Abbiamo una proposta per lei. Prego, prego, signorina, si accomodi. Lo sa che mi ha colpito la sua naturalezza. Vorremmo proporle un provino alternativo, mirato ad un progetto a cui noi teniamo particolarmente. Vero, Nanni? Sì, sì. Dunque, fra poco faremo entrare uno dei nostri migliori attori, che interpreterà la parte di un produttore. Ecco, lei, signorina, dovrà dimostrarsi interessata a tutto quello che dici. Interessata e disponibile. Interessata e disponibile. Ah, sì, sì, ho capito. Sì? È arrivato il produttore. Bene, fallo accomodare. Signorina, forse è meglio che vada. Vada, vada! È un piacere conoscerla. Ma ci siamo a posto. Prego, si accomodi. E stava tan curioso di conoscere due menti tan brillantes e perverse. Dunque, lei è interessato a questa nostra storia. Ma esattamente a cosa è interessato? Forse alla riscoperta della bontà d'animo delle protagoniste in questi tempi così difficili? Che no? Non è questo? Non è certo la bontà d'animo che ci salverà dalle fiamme dell'inferno. No, non è questo lo che mi ha colpito della vostra storia. Allora forse l'ha colpita questa comunione di religioni che porta a riaffiorare di valori fondamentali, comunque propri anche del cattolicesimo. No, 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 no. I valori fondamentali, le nostre fondamenta, sono ben custodite nei forzieri dello Yor. Mi scusi, ma allora, cosa le interessa di questo film? Cosa la induce ad investire in questo progetto? Diciamo che il mio interesse verte su uno dei vostri personaggi tan preciosos, il niño. Come il niño? È il niño! Il bambino! Mi intenzione è portare avanti una privatissima opera di evangelizzazione. Bueno, entre caballeros solo cuenta una cosa, el dinero. Bien.